31 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio, per le emergenze affrontate nell'immediatezza e per contribuire a ripristinare una condizione di normalità su tutto il territorio provinciale. Sono questi i conti che la Regione Toscana ha presentato al Governo nazionale, una somma necessaria a far fronte ai danni dell'alluvione che lo scorso luglio aveva messo in ginocchio Arezzo, portandosi via anche una vita umana. Nel dettaglio, quasi 2 milioni sono necessari al superamento dell'emergenza e i primi e più urgenti interventi per i quali la Regione aveva già stanziato e utilizzato 550.000 euro. 2 milioni invece serviranno per gli interventi relativi ai contributi di immediato sostegno alla popolazione e per consentire la ripresa delle attività economiche e produttive, oltre 27 invece milioni necessari per realizzare le opere di messa in sicurezza delle zone più ad alto rischio idraulico, 21 le opere individuate dalla Regione necessarie appunto alla riduzione del rischio residuo. Il risultato finale di questo intervento è che, qualora dovessero verificarsi eventi meteorologici analoghi a quelli del 27 e del 28 di luglio dello scorso anno, il rischio idraulico in queste zone, in queste aree, è praticamente eliminato. E proprio in questo senso il consorzio di bonifica si è detto pronto a collaborare. Il consorzio di bonifica è stato operativo fin da subito, infatti abbiamo portato avanti interventi di somma urgenza per circa 500.000 euro. L'attività ordinaria che il consorzio fa sui corsi d'acqua permette di avere una visione molto precisa della situazione presente nei vari territori. Questa conoscenza così forte noi l'abbiamo messa fin da subito a servizio del Genio Civile, con il quale collaboriamo in maniera molto stretta, e delle amministrazioni comunali. Con loro abbiamo lavorato per individuare tutti quegli interventi straordinari.